Buonasera e benvenuti. Un grande abbraccio a questo pubblico sterminato e meraviglioso che non riesco neanche a vedere fino in fondo. L'eccezionalità di questo avvenimento evidentemente ha raggiunto tutti. La prima volta in cui si fa un videomapping, si racconta una storia sulla facciata di San Pietro attraverso una tecnologia modernissima. E Don Giampiero, che sa il mio imbarazzo e la mia timidezza, mi ha detto: mi vieni a leggere una cosetta? Non mi ha detto che ci ritrovavamo qua in diretta mondiale davanti alla pietra angolare a San Pietro. Pietro è uno di noi. Buona visione a tutti. Gettavo le reti nel mare di Galilea e l'ho incontrato. Mi ha detto: seguimi. Subito ho lasciato la barca, le reti e l'ho seguito. Cambiò il mio nome, mi conobbe Simone, mi volle Pietro. Anche quando mi ha afferrato dalle acque nel mare di Galilea, eppure l'ho riconosciuto. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Mi disse: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quando predisse la sua morte, non volevo crederci. Mi disse: in verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Niente era ancora chiaro. Avevo paura. Non poteva finire così. Non sulla croce. Ha sconfitto la morte ed è tornato da noi. Ci ha mandato il suo spirito consolatore e solo allora, finalmente, ho compreso. Mi ha messo alla guida della sua Chiesa. Questa rete universale d'amore aperta a tutti. Ora riconosco che la mia vita non è andata come immaginavo. È andata oltre, fino al suo compimento. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Attento a quella fune, spingi, dai, spingi forte, tira quella corda. A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.